Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Il titolo della siringa di oggi è La vera faccia di De Luca. C'è una foto che l'irpino Enzo De Luca utilizza in tutte le competizioni elettorali e che lo ritrae, per sua scelta emulativa, nell'atteggiamento pensieroso e sofferto di Aldo Moro. Non c'è discorso di De Luca, peraltro, in cui egli non faccia riferimento alla concezione alta e nobile dell'etica politica del grande statista assassinato dalle Brigate Rosse. Poi arrivano le intercettazioni dello scandalo ACS e si scopre la vera faccia che De Luca nasconde dietro quella di Aldo Moro abusivamente imitata. «Impegnati il più possibile a forzare su tutte le persone attorno, hai capito?» dice l'ex senatore in campagna elettorale ad Amedeo Gabrieli, finito agli arresti domiciliari per corruzione e voto di scambio. Una supplica a De Luca: se mai dovesse ricandidarsi, lasci riposare in pace Aldo Moro e utilizzi come foto un primo piano del proprio sedere. È la faccia che meglio comunica la sua vera personalità politica. Io sono apolitico, come l'attore deve essere apolitico. Per me il pubblico in sala ha un colore solo, è chiaro, e ci mancherebbe altro. Per chi voterà? Ah, per chi voterà? Voterò, perché votare è un dovere del cittadino, ma per chi voterà non glielo posso dire. Arrivederla. Voleva sapere perché. Io voterò, ma